Ragazzi, non pensavo che in questo 2020 sarei mai arrivato a dire una frase del genere, ma grazie Covid. Ovviamente prendetela molto con le pinze, massimo rispetto per la gravità della situazione, però sicuramente la positività di Hamilton ci ha aperto uno scenario parecchio interessante, perché il fatto che abbia lasciato libero il sedile a Russell ci ha permesso di fare tutta una serie di considerazioni sul valore della Mercedes, il valore di Hamilton, il valore di Bottas, sui post, su Instagram, sui social, così non mancano le critiche a Bottas ovviamente, ma anche le critiche a Hamilton, perché a questo punto si dice, beh, ma se anche Russell che arriva così da nulla quasi riesce a vincere con quella macchina, forse Hamilton non è poi così un campione. Io aggiungerei anche una considerazione più di tipo contrattuale, cioè ad ora a Mercedes conviene firmare con Hamilton un contratto da magari 50 milioni all'anno, se non di più, perché ovviamente non sappiamo i dettagli di quanto Hamilton stia chiedendo in questa trattativa. La situazione è abbastanza delicata. Ma come sempre le discussioni le teniamo per la fine, iniziamo con un breve commento barra riassunto della gara. Ottima partenza di Russell che ha subito sfilato Bottas e si è messo davanti. Bottas che sicuramente ha accusato il colpo, infatti già dalle prime curve si è dimostrato un po' insicuro. Se vi guardate bene le immagini, non aveva bel controllo sulla macchina, scodava un po'. Così facendo ha rallentato, ha fatto un po' da tappo a quelli dietro, i quali soprattutto Perez era partito molto bene, poi c'erano Verstappen e Leclerc, insomma praticamente si è arrivati in curva 3 mi sembra, tutti insieme. Leclerc è stato un po' troppo ottimista, ha voluto tirare la staccata su Verstappen che al contrario è stato molto prudente, su questo ha dimostrato grande miglioramento. Leclerc appunto staccatona violenta, decisamente troppo visto che ha preso in pieno Perez, al che è finito fuori. Verstappen, per evitare appunto loro due che si stavano scontrando, ha dovuto tirare dritto, è arrivato in ghiaia, ha perso completamente il controllo ed è finito a muro insieme a Leclerc. Peccato, peccato, grave errore per Leclerc che finora ci aveva già fatto vedere staccate piuttosto violente, piuttosto ottimiste, però era quasi sempre stato preciso. Invece qui un errore grossolano perché arrivare così a ruote fumanti addosso all'avversario che sta curvando vuol dire che hai proprio sbagliato le misure, tant'è che gli hanno anche dato penalità. Settimana prossima avrà 3 posizioni di penalità in partenza. Devo dire che da un lato mi spiace per Verstappen che invece appunto era stato prudente, dall'altro ragazzi lasciatemelo dire un po' gli sta bene perché in passato di staccate del genere anche con annesso incidente ne ha fatte parecchie e gli era quasi sempre andata bene. Quindi devo dire, questa volta vederlo così innocentemente coinvolto, finire fuori, appunto mi è dispiaciuto perché non c'entrava nulla, però ripensando al passato un po', insomma, concedetelo, mi viene da dire che gli sta bene, ecco. Comunque, safety car, si riparte, Russell, Bottas, Sainz, Ricciardo, Perez nel frattempo, pur essendo stato, volendo vedere la vittima più coinvolta nell'incidente, in realtà è riuscito a fermarsi ai box, riaccodarsi, grazie alla safety car, appunto, è potuto ripartire dal fondo e poi da lì, gran divertimento, abbiamo visto la rimonta incredibile che ha fatto. Nel frattempo, alla ripartenza, Russell è partito bene, Bottas, tant'è che Sainz è riuscito a tirargli la staccata, a mettersi davanti, poi in realtà la curva dopo è andato lunga, Bottas l'ha ripassato, però, insomma, in ogni fase della gara abbiamo visto Bottas. Ma mi viene da dire come sempre, cioè abbiamo sempre visto in questi anni che Bottas magari in qualifica sul giro secco va bene, però poi in gara quando ci sono le sfide gli manca quella precisione, quella decisione che poi fa la differenza. Perché quando sei da solo, ok, ti puoi fare il tuo giro, quando hai tutte le altre macchine attorno, se non vai di forza perdi tempo, perché gli altri ti fanno perdere tempo. In gara è così, non basta guidare pulito e fare le proprie traiettorie, bisogna anche sapere un po' fare spallate. Nel frattempo, dietro Albon e Norris hanno passato Vettel. Vettel che devo dire, da un lato non è sicuramente stato veloce questo weekend, come in tutti gli ultimi. Però in un certo senso l'ho visto bene, perché comunque ha cercato di rispondere ai sorpassi. L'ha fatto con una buona decisione, mi sembra che con Norris sia anche riuscito
a fare un paio di scambi di posizione. Insomma, l'ho visto appunto non veloce, ma abbastanza determinato, abbastanza a suo agio nelle ultime gare. Sicuramente rispetto al periodo precedente stiamo vedendo meno errori, quindi, ma sì, forse ha trovato un po' la sua stabilità. Ormai devo dire, lo vedo quasi in assetto da secondo pilota, nel senso quello che sta lì, non fa errori. Sicuramente potrebbe tirar fuori forse un po' più di velocità, cioè, in qualifica abbiamo visto un miracolo da parte di Leclerc, però insomma il distacco con Vettel è stato parecchio. Anche in gara poi Vettel è rimasto lì. Sicuramente l'auto è quello che è, inutile sottolinearlo ogni weekend, quindi non so quanto più avrebbe potuto fare, però l'abbiamo visto un po' piantato. Però appunto nel suo essere piantato come ritmo, perlomeno l'ho visto abbastanza deciso, abbastanza tranquillo, pochi errori, insomma un po' come due weekend fa su Bagnato, che appunto è stato uno dei pochi sullo schieramento a non fare errori. Forse adesso ha trovato la sua stabilità in questa condizione, non cerca più di esagerare, sa quale può essere il suo ritmo e almeno lo mantiene senza buttar via gare o andare giù di testa. Mentre che ho visto male per questo weekend è stato il box Ferrari, perché ragazzi hanno fatto due pit stop tutte e due lenti, cioè su Vettel hanno fatto il primo pit stop mi sembra 4,5 secondi e il secondo addirittura 5 o 6 secondi. Oh vabbè, ok, c'è chi ha fatto peggio questo weekend, però insomma tutto l'anno che li vediamo abbastanza spesso fare pit stop lenti, uno degli aspetti su cui devono migliorare di sicuro. In tutto ciò poi tutta la fase centrale della gara non è che sia successo chissà cosa, appunto c'era Perez che zitto zitto faceva la sua rimonta. Notevole anche Stroll che si è sparato mi sembra 42 giri con le gomme morbide, quindi buono, veramente la Racing Point su questo circuito funzionava bene, anche lui sicuramente ha guidato bene per riuscire a sfruttare così a lungo queste gomme morbide. Davanti Stroll faceva il suo passo, non è che sia andato particolarmente via, però di sicuro Bottas non era più veloce, non riusciva a farsi sotto. Forse dopo il pit stop sì, c'è stata quella breve fase in cui Bottas sembrava che fosse più veloce, tant'è che stava un po' recuperando, e poi il patatrac. Aitken ha preso un muro all'ultima curva, tra l'altro incidente quasi ridicolo, cioè ha perso completamente la macchina, due giri, e in tutto ciò ha sfiorato il muro solo col muso giusto giusto per far finire la lettore in mezzo alla pista e chiamare la safety car. Ragazzi, quest'anno stiamo vedendo delle gare assurde. Se le avessero scritte a tavolino non avrebbero potuto fare così tanti colpi di scena, perché a quel punto safety car, Mercedes ha fermato tutti e due i piloti, scelta rischiosa perché quando devi fare il doppio pit stop insomma è sempre abbastanza difficile. Non so sinceramente se fosse necessario, probabilmente avevano paura che qualcuno dietro si fermasse ripartendo con gomme morbide, visto che mancavano solo una ventina di giri, appunto potesse avere tanto vantaggio di gomma da riuscire addirittura a passarli. Quindi insomma si sono fermati entrambi, e lì quel che è successo è che i meccanici non sono riusciti a preparare giustamente tutte le gomme, quindi quando è arrivato Russell in realtà le gomme che avevano lì pronte erano quelle di Bottas, quindi o almeno in parte, forse non tutte e quattro, ma almeno alcune erano di Bottas, quindi gli ha montato le gomme di Bottas, è ripartito e non si sono accorti di niente. Quando poi Bottas si è fermato, nel montargli le gomme che dovevano essere sue si sono invece accorti che erano quelle che avevano appena tolto da Russell, al che le hanno tirate giù, gli hanno rimesso le sue gomme dure usate, poveretto, l'hanno fatto ripartire con quelle, e poi hanno dovuto chiamare Russell per rimettergli le gomme che appunto giustamente dovevano essere sue e non di Bottas, perché è vietato girare con le gomme del compagno, è proprio vietato dal regolamento, no? Ognuno ha i suoi set di gomme e deve usare quelle, altrimenti uno potrebbe barare e usare più mescole, insomma avete capito, insomma non poteva rimanere fuori con le gomme di Bottas, quindi l'hanno fermato e gli hanno cambiato nuove le gomme. Così facendo praticamente hanno perso un sacco di tempo con entrambi, con Bottas poveretto perché l'hanno tenuto fermo 30 secondi in questo cambia, rimetti, togli così, e in più l'hanno fatto ripartire con le gomme dure usate. Russell ha perso tempo perché si è dovuto fermare due volte, però poi almeno poteva partire con gomme medie nuove, quindi un bel vantaggio di gomma. In tutto ciò Perez, che a inizio gara era ultimo, si è ritrovato primo, con dietro Ocon e Stroll.
E poi dietro ancora Bottas e Russell. A quel punto Russell, che appunto partiva comunque con una gomma buona perché era una media nuova, ha iniziato subito a rimontare. Sorpasso spettacolare su Bottas all'esterno, tutto di coraggio, tenendo giù nel curvone veloce, pur avendo subito dopo la curva. Quindi ragazzi, tanto di cappello, cioè lì ok, aveva la gomma con più grip e quindi ha potuto tenere, però lì se sbagliava qualcosa erano dolori, perché poi c'era subito dopo la curva, tenere tutto all'esterno e poi azzeccare subito il momento, insomma la staccata per infilarsi nella curva dopo senza scomporsi, senza perdere niente, così tanta roba. Al che Bottas già aveva la difficoltà della gomma, probabilmente è stato completamente demoralizzato, tant'è che l'hanno passato anche Sainz, Ricciardo, Albon e Kvyat, quindi disastro totale. Ma poi disastro del disastro, Russell ha avuto quella foratura, quindi ha dovuto fermarsi e è rientrato completamente in fondo allo schieramento. Finale clamoroso, perché abbiamo visto completamente sparire le Mercedes dal podio, ma anzi addirittura finire praticamente al limite della zona punti. E peccato, perché Russell aveva fatto una signora gara, signori sorpassi, se la meritava davvero questa vittoria. Però appunto tutta questa situazione Russell, Hamilton, Bottas, così voglio parlare alla fine. Un'altra considerazione che voglio farvi su Albon, che ancora una volta ha fatto una gara, boh sì, insulsa, cioè un po' come Vettel, che parte lì a metà classifica e rimane lì. La differenza è che Vettel ha una carriola, Albon tutto sommato ha una macchina che non sarà la più forte dello schieramento, però va in una situazione del genere in cui due macchine che partono davanti finiscono subito fuori, le due Mercedes si suicidano, quindi praticamente quattro auto che sullo schieramento erano davanti a lui sono finite dietro. Nonostante questo non è riuscito nemmeno ad arrivare a podio, e anzi era anche lontano, cioè non è che sia stato lì come Sainz, che se ci fosse stati due giri in più magari riusciva a prendersi il podio. Insomma, avere una Red Bull e finire così indietro in una gara del genere secondo me è molto grave. E viene spontaneo fare il paragone con Perez, che con la Racing Point, che sicuramente in questa pista andava bene, quindi non è che abbia fatto tutta la differenza lui, perché anche Stroll comunque è arrivato terzo. Però appunto, buona macchina eccetera, però cazzo, da ultimo ha recuperato, è arrivato primo. Differenza abissale. Sinceramente io fossi nei signori Red Bull penserei seriamente di prendere Perez. Anche perché, oltre a essere un pilota molto forte, è anche un pilota che tutto sommato la sua carriera se l'è fatta, e secondo me è uno che accetterebbe anche di fare il secondo pilota al fianco di Verstappen. Ripeto, sarebbe sicuramente uno che combatte, che secondo me riuscirebbe a stare più avanti di quello che ha fatto Albon quest'anno, quindi magari è uno che comunque ti prende punti per la squadra, che ti fa il podio. Però secondo me sarebbe anche uno che comunque dall'alto dei suoi più di 10 anni di carriera potrebbe anche accettare che gli dicano non rompere le scatole a Verstappen. Quindi secondo me, insomma, ci starebbe. Io un pensierino ce lo farei, perché avere ok secondo pilota, ok non voler rompere le scatole a Verstappen, però buttare via così tanti punti in queste situazioni in cui magari invece puoi andartela a giocare, in ottica costruttori, insomma, è un bel peccato. Poi, tanto di cappello Ocon, che si è preso la seconda posizione, primo podio in carriera, meritatissimo, secondo me anche lui un buon pilota, l'ha già dimostrato in altre occasioni, soprattutto sul bagnato è veramente forte, quindi sono veramente contento che sia riuscito a prendersi questa soddisfazione. Spero che l'anno prossimo, con Alonso in squadra, la Renault riesca a migliorare ancora un po', e appunto sia lui che Alonso ci facciano divertire. Ultimo breve commento, poi iniziamo a parlare della situazione Mercedes. Tanto di cappello a Stroll, che si è preso un altro podio. Ripeto, sicuramente la Racing Point questa gara andava bene, però insomma lui ha performato bene, è rimasto lì, si è preso la sua posizione. Appunto, rispetto a un Albon che finisce dietro con la Red Bull, insomma, ancora una volta la dimostrazione che Perez è un pilota molto forte, ma anche Stroll buon pilota. E tutto l'anno che comunque più o meno sono lì, non abbiamo mai visto differenze abissali fra Perez e Stroll, pur avendo la stessa macchina. Quindi ancora una volta conferma che non è solo un figlio di papà. Ora, situazione Mercedes, da dove iniziare?
Sicuramente Russell è stato fortissimo ed è un fenomeno. Cosa che tra l'altro secondo me aveva già dimostrato, perché comunque con la Williams quasi tutte le gare faceva delle super qualifiche, finiva in Q2 pur avendo una macchina che non valeva niente, sempre stato spanne avanti al compagno di squadra, quindi secondo me aveva già dimostrato di essere un fenomeno. Parliamo di un pilota che è arrivato in GP3, ha vinto il campionato al primo anno, è arrivato in GP2, ha vinto il campionato al primo anno, è arrivato in Formula 1, non ha vinto niente perché era in Williams, però, ripeto, ha già ampiamente dimostrato di essere veramente forte, quindi non mi ha sorpreso questa sua prestazione in Mercedes. Vi confesso che io avevo messo 5 euro sulla sua vittoria, purtroppo li ho persi per colpa di una foratura, però ci credevo, cioè sapevo che sarebbe stato così forte. Bottas sicuramente ne esce sminuito, perché comunque per quanto Russell possa essere un fenomeno, arriva lì su un'auto che non conosce, mentre Bottas la guida da 2 anni, 3 anni, non mi ricordo neanche più da quant'è che la guida, insomma, farsi battere così pesa. Detto questo, se proviamo a confrontare un po' la situazione con Hamilton, allora, innanzitutto, Russell non è che sia andato via chissà quanto, era 3-4 secondi davanti a Bottas, il massimo divario l'ha avuto dopo il primo pit stop, perché Bottas è rimasto fuori qualche giro in più, quindi si è ritrovato a 8 secondi, però poi stava recuperando, gliene aveva già ripresi 3-4, quindi si è dimostrato più forte, l'ha passato con la forza, però come ritmo era lì, non stava andando via, mentre Hamilton quest'anno diverse volte l'abbiamo visto andare via completamente a Bottas, dagli 20-30 secondi in una gara. Quindi comunque, secondo me, ok, Bottas esce sminuito da questo confronto, ma come era già uscito sminuito dal confronto con Hamilton, anzi Hamilton appunto lo batteva con ancora più margine, quindi secondo me questa prestazione di Russell non sminuisce la prestazione di Hamilton. Anche perché giustamente durante la telecronaca hanno tirato fuori l'esempio di quando nel 99 Mika Salo aveva sostituito Schumacher e anche lui alla seconda gara stava vincendo, poi gli hanno chiesto di lasciare il posto a Irvine perché si giocava al mondiale. Nessuno credo che allora abbia pensato che allora Schumacher non fosse un fenomeno, perché con la stessa macchina Salo era riuscito a vincere. Così come secondo me non ha senso adesso dire che Hamilton non è un fenomeno solo perché Russell, che è un fenomeno, riesce a vincere con la stessa macchina. Cioè, capiamoci, la macchina è velocissima e su questo non ci piove. Hamilton è un fenomeno, Russell è un fenomeno, ovvio che se tra fenomeni si scambia una macchina che è velocissima, vincono. Cioè, ragazzi, cos'altro dovrebbe succedere? Non crediamo alla leggenda dei piloti che sono fenomeni e vincono con auto mediocri, dai, non prendiamoci in giro. Nella storia delle corse è sempre stato così. Chi vince è perché ha l'auto migliore. Sono gare automobilistiche, quindi è normale che l'auto conti. È inutile dire l'auto conta troppo, cioè è una gara di auto, ragazzi, se non volete vedere che l'auto conta troppo, guardate una gara di corsa, una gara di ciclismo, non lo so, una gara automobilistica, è normale che l'auto giochi un ruolo preponderante. Se la stessa auto viene messa in mano a due piloti forti, è normale che entrambi possano vincere con quell'auto. Quindi secondo me questa gara di Russell non sminuisce minimamente la prestazione di Hamilton, anche perché, ripeto, Hamilton ha avuto tantissime prestazioni veramente veramente notevoli. Non è che adesso arriva qui Russell, una gara la sta per vincere, allora Hamilton non è un fenomeno. Detto questo, però, Hamilton secondo me ha motivo di preoccuparsi, non tanto perché questo metta in discussione le sue abilità, quanto perché potrebbe un po' mettere in discussione il suo potere contrattuale con Mercedes. Perché se Mercedes ha già lì pronto un pilota comunque forte che ha dimostrato di poter vincere con quell'auto, non so quanto sia disposta a sganciare 50 milioni all'anno per Hamilton. Quindi questo sì, secondo me, è un po' un problema per Hamilton, perché più tu pilota sei forte, più giustamente puoi chiedere il grano alla squadra, perché sai di poter fare la differenza. Dal momento in cui però c'è pronto un sostituto che ha già dimostrato di poter fare quasi allo stesso modo la differenza, insomma, una squadra ci pensa due volte a tirar fuori tutti questi soldi, perché un pilota come Russell adesso non so quanto potrebbe farsi pagare, ma penso non arriverebbe ai 10 milioni, ma anche meno. Quindi insomma, da questo punto di vista, secondo me per Hamilton la situazione si fa abbastanza delicata.
che sull'altro lato della medaglia significa che si fa interessante per noi, secondo me, perché vuol dire che a maggior ragione adesso Hamilton dovrà considerare di andare a cercare un posto in un'altra squadra. Io non so perché, spero ancora che magari lui in questo momento stia trattando in modo super segreto con Red Bull o con altre squadre, non lo so. Insomma, resta il fatto che sarebbe davvero, davvero bello vederlo in un'altra squadra. Ma così come sarebbe anche bellissimo vedere una coppia Hamilton-Russell in Mercedes. Sarebbe micidiale, ok? Tipo, non ci sarebbe più speranza che qualcun altro vinca, però almeno forse se le suonerebbero bene tra di loro, quindi magari sarebbe divertente. Non lo so, fatemi sapere qual è stata la vostra sensazione in questi equilibri di forza, fatemi sapere quali sono le vostre aspettative per il futuro di Russell, di Hamilton e della Mercedes. Nel frattempo sembrerebbe che Hamilton non potrà correre nemmeno da Abu Dhabi perché sta accusando i sintomi del Covid, quindi avrà bisogno di una convalescenza più lunga. E a questo punto, non lo so, speriamo di vedere un'altra gara così divertente anche per l'ultima di campionato. Dai, ciao ragazzi, ci vediamo al prossimo video.